Salve a tutti da Legio Patria Nostra Italy, il primo canale che parla della legione straniera in due lingue, in italiano e spagnolo. Beh, oggi sono al lavoro, come vedete, ho detto mi faccio un video e parliamo di quello che è la guerra mediatica. Quindi, come vediamo oggi, conflitto mediatico è una strategia molto importante. Quindi, come avete visto, tra la guerra in Siria, tra la guerra in Iraq, eccetera, eccetera, è stato un successo questa guerra mediatica, quindi questa utilizzazione dei media per combattere il nemico. Allora, la storia di questa strategia mediatica inizia nella Seconda Guerra Mondiale, con cui era il primo che ha fatto il ministro della propaganda, quindi Joseph Goebbels, come conoscete. È stato il primo a creare questa nuova strategia per vincere una guerra, tra virgolette. Invece, quello che adesso vediamo, come adesso l'evoluzione della guerra mediatica in Ucraina nella invasione russa. Come possiamo vedere, all'inizio la guerra mediatica contro la Russia stava funzionando, ma qual è il problema? Il problema è che sta iniziando ad essere un fallimento totale, non perché hanno sbagliato già dall'inizio. Guardiamo la differenza tra la vittoria mediatica contro quello che è l'Islam, perché la maggior parte, vediamo oggi, l'Islam è visto male perché i media ne hanno parlato, ne hanno sputanato, ne hanno fatto di tutto, che oggi è visto male. Ma per la Russia è un'altra cosa. Quindi per la Russia sta facendo un fallimento totale la guerra mediatica. Non sono pro russo, non sono pro ucraino, non sono pro niente, sono pro me stesso. Quindi è un'analisi che, se vivete nel pianeta Terra, vedete i giornali, la vedrete voi stessi che è così l'analisi. Quindi non voglio critiche, per favore. Ecco, grazie. Ritorniamo a quello che è la guerra mediatica. Praticamente, se vediamo in Siria quello che era l'ISIS, come lo possiamo chiamare, quello come ISIS, quindi si chiamava ISIS, come vedete si mostrava troppo violento, non aveva un leader, quel leader che non esisteva mai, quel leader che non sapeva parlare, quel leader che parlava sempre della religione, sempre della guerra, mostravano delle persone ammazzate. Quindi cosa è successo? Che con quello che è il media, quindi c'erano altre persone, per esempio della religione musulmana, parliamo di questo, che pagandoli sarebbero stati anche capaci di parlare male della religione. Questo perché se andiamo a vedere le popolazioni tra i ceceni, i turchi e gli arabi, hanno scelto quella popolazione che è facilmente corruttibile. Quindi gli arabi sono facilmente corruttibili. Quindi, anche se nella storia, come nella Seconda Guerra Mondiale, nella Prima Guerra Mondiale, scusate, la guerra tra Impero Ottomano e gli inglesi, l'Impero Ottomano perse per il tradimento fatto dagli arabi, che hanno detto agli inglesi dove erano tutte le postazioni turche. Quindi per questo motivo che i turchi oggi odiano gli arabi, perché sono stati traditi. Quindi gli inglesi hanno visto in questa popolazione delle persone che facilmente si può corrompere. E ancora ad oggi, se vedete nelle TV, un giornalista arabo egiziano, credo che anche lui è pagato per questo. Quindi, come vedete, ma riescono oggi, la guerra mediatica è tutto questo, quindi pagare. Perché? La domanda che mi fate, quindi abbiamo parlato della guerra mediatica contro l'ISIS, che è stata vinta. Quindi la guerra è stata vinta dall'Occidente contro l'ISIS, perché l'ISIS, come vi ho detto, c'è gente che è pronta a tradire per pochi soldi. Quindi, come vedete, in Italia tutti di origine del Marocco, del Maghreb o anche del Medio Oriente sono pronti a per dei soldi a parlare male. Ma parliamo della Russia. Il perché questa
strategia mediatica non ha funzionato. La prima cosa, perché la Russia si è preparata, ha messo, come vedete, la Russia e la Cina ai propri canali, quindi ai canali in tutte diverse lingue che mostrano altre cose. Quindi, come avete visto, RT, che è in spagnolo e francese. Poi ci sono altri canali, come anche i canali cinesi, che sono in tante lingue, quindi li vedete in Inghilterra, eccetera, eccetera, che sono stati bloccati. Quindi erano già pronti su questo. Il personaggio, quello di Vladimir Putin, come vedete, quel personaggio è visto come un personaggio forte, un personaggio che ha sconfitto, quindi che ha sconfitto l'ISIS, come dicono, come facciamo anche della propaganda per il femminismo, come fanno vedere le donne curde che vanno a combattere, o che fanno vedere adesso anche le donne ucraine che vanno a combattere. Guardate la differenza, la propaganda curda che va a combattere è vista bene, quindi come avete visto è vista bene, ma se vedete la propaganda di oggi delle donne ucraine con tanto di rispetto che vanno a combattere, la maggior parte non gliene frega niente con quelle curde. Quindi vedete la differenza di femminismo tra la guerra tra i curdi e l'ISIS e il femminismo nella guerra tra la Russia. Il perché il personaggio del presidente Putin è molto diverso da tutto quello che è, da tutti gli altri. È molto più mediatizzato, è stato mediatizzato, lo prendono come tutto quello che dice e tutto quello che dalla testa della gente è quello che vuole. Quindi cosa vuol dire? Quando diceva contro l'immigrazione di massa così, la maggior parte è d'accordo su questo, che ci sono altre parti che non è d'accordo. Quando diceva, per esempio, io non voglio parlare di quello dell'altro sesso, lui ha detto queste persone hanno i diritti ma non hanno la propaganda, perché diceva se in Europa voi siete abituati con questa propaganda e fate venire l'immigrazione perché volete avere dei figli, la Russia preferisce restare su quello che è. Quindi io non parlo di propaganda, ma è per farvi capire dalla testa dell'europeo cosa c'è. Anche in America si sta espandendo quelli che sono conservatori, quindi delle religioni ortodosse, cattoliche, eccetera, eccetera, che sono diventate pro-Putin. E anche nei paesi del Medio Oriente, quindi da poco l'Arabia Saudita si è messa con Putin, gli Emirati Arabi si è messa con Putin, la Siria è normale si è messa con Putin, tranne i paesi del Maghreb, che sono colonizzati dalla Francia e continuano a essere colonizzati, perché come vi ho detto basta pagare queste popolazioni, li paghi una piccola cagnotta e vi fanno tutto quello che vogliono, quindi daranno anche il loro deretano, come possiamo parlare. Quindi la guerra mediatica è un fallimento al giorno d'oggi per l'Ucraina, perché la guerra mediatica è troppo tardi farla oggi. Il personaggio o il paese di quello che la Russia è conosciuto è visto in bene oggi. Non lo dico io, c'è la maggior parte che vedo i commenti, eccetera, eccetera, che dicono anche che il presidente Zelensky si deve arrendere. Non è che vanno contro la Russia, ma dicono di arrendersi per una pace. Quando c'era la Siria nessuno diceva pace, ma oggi che questo personaggio, questo paese ha mostrato che è molto più forte sia politicamente che anche di armi, è molto forte militarmente, ha dimostrato che la guerra mediatica è un fallimento totale per le potenze occidentali. In più ultimamente stanno uscendo tante cose, quindi quando si sa che la verità esce, i media perdono anche il loro potere economico e politico. Quindi per questo era già scontato che avrebbero perso, perché dovrebbero farlo prima. Se vuoi parlare male di qualcuno, fallo prima, ma l'hanno fatto dopo, quindi è una sconfitta totale. Questo video può darsi che
molti mi dicono, mi chiedono se stai partendo, se o no devi partire. Io la testa ce l'ho per partire, perché non è per fare la guerra da una parte all'altra, non me ne frega niente delle ideologie. Quello che è, io voglio testare, provare quello che ho costruito, quindi quello che avevo mostrato sui miei video. Provare se funziona, se non rischi, rimani sempre a fare i lavori del genere, guadagnare sempre la solita cagnotta. Scusate, paga, non sono corrotto. Quindi su questo ci rifletto un sacco di volte. Ho preso qualche contatto, non voglio dire né chi né quale parte, per partire, per sapere com'è la situazione. Quello che mi blocca è se io parto, la fine del conflitto sarà l'indomani, sarà dopodomani, sarà una settimana e sono partito per niente. Non ho provato niente, non ho sparato niente. Quello è che dalla mia testa è rischiare per avere successo, per qualcosa che io amo. Quindi sono quello che creo, che sia stampate 3D, che può, mi potete ridere, è vero, perché creare un qualcosa di 3D è quello che crea tecnologico, è vero. Ma il 3D è solo un prototipo che può essere diverso. Quindi io ci credo a tutte queste cose, io credo che va bene. La gente può ridere, non è un problema, ma quando si rischia per avere qualcosa, si ha il successo. E con questo il video si finisce così. Vi ricordo c'è un secondo canale. Nella descrizione sto mettendo tutti i video che mi inviano altre persone che sono lì che conosco, che sono lì nel conflitto, che sono proprio arruolati, alcuni nell'esercito ucraino, alcuni nella legione ucraina e alcuni nella legione russa. Quindi se volete vedere altri video, fra 2 giorni arriva un altro perché mi hanno bloccato per dirvi l'ipocrisia europea. Finanziano dei neonazisti che di nazismo non hanno niente per me, perché sono pro europei, quindi l'Europa è contraria a quello che è la legge nazista. E mi hanno bloccato un video che rappresentava della seconda guerra mondiale, quindi pensate un po' l'ipocrisia. Quindi finanziano dei neonazisti ma bloccano dei video YouTube che per loro è del nazismo. Quindi quello che adesso vi dico, iscrivetevi al secondo canale Caporal Military. Se non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi anche a questo canale. Il prossimo video provo a farlo su quello che sono che mi hanno richiesto per le truppe cecene, qual è la differenza? Quindi, alla prossima da Legio Patria Nostra Italy, un saluto.